Per capire come e perché funziona un mirroring, uso un'immagine. Sicuramente conosci benissimo il cliché del cantante lirico che quando intona la sua nota fa tremare i vetri e i bicchieri. Non è solo un cliché, è un fenomeno fisico chiamato effetto di risonanza. Se prendi in mano un bicchiere e lo colpisci, sentirai una nota. Quando qualcuno canta o suona la nota su cui è costruito il bicchiere, ecco che il bicchiere risponde. È come se per la strada qualcuno ti chiamasse per nome, tutti volti perché qualcuno ti ha riconosciuto. Nel caso del bicchiere è come se qualcuno lo stesse chiamando e la frequenza è il suo nome. Questo fenomeno fisico è possibile usarlo come metafora per capire cosa accade durante un mirroring. Immagina la tua psiche, la tua mente, come un grande museo pieno di bicchieri. E i bicchieri sono tutti i contenuti che ti abitano. Sono i pensieri, sono le immagini che hai, le visioni, i sogni, i ricordi, che poi diventano sensazioni ed emozioni. Quando la musica entra in questo grande museo, è come se entrasse in funzione una sorta di fenomeno di risonanza. Tutti i contenuti che assomigliano alla musica iniziano a vibrare, come quei bicchieri che vengono fatti risuonare dalla voce del cantante. Il bicchiere fisico, quando incontra la vibrazione sonora, oscilla e si muove. Il bicchiere mentale, ovvero il pensiero, si attiva generando immagini. È così che nella tua mente hai l'impressione, ad esempio, che una voce ti stia parlando. Sono i bicchieri mentali scossi dalla musica. Questo fenomeno vale sempre, ovviamente, quando guardi un film, quando leggi un libro, quando ascolti la musica ogni giorno. Durante un mirroring, però, accade qualcosa di diverso che può trasformare questo fenomeno in qualcosa che ti potrebbe essere molto utile. Il mirroring ti può riguardare perché mentre sono presente nel creare quella musica, ti sto guardando, ti sto ascoltando. È come se bussassi alle porte della tua mente. Da quelle porte percepisco se magari è il caso di entrare, se è il caso di non entrare. In questo caso lo specchio, che in quel momento io rappresento simbolicamente, diciamo che sente che cosa provi e inizia a farti vedere una serie di immagini nella forma del suono, creando un discorso che prende significato a partire dal momento e dalla condizione in cui tu ti trovi. E in questo genere di esperienze il vedere è sempre vantaggioso. I pensieri oscuri si illuminano, le nevrosi, i conflitti, gli eventi spiacevoli, i brutti ricordi, i dolori, le sofferenze. I pensieri luminosi si accendono ancora di più. Le tue qualità, le tue virtù, le tue doti, i tuoi sogni, i tuoi desideri, le tue profonde esigenze. Non è quindi un indovinare il mio. Io non sono un indovino che è capace di dirti chi sei stato, chi sei o chi potrai essere nella tua biografia quotidiana. Gli strumenti che io uso sono una forma di ascolto, una modalità specifica di usare l'intuito, una mia sensibilità individuale e la possibilità di tradurre in simboli musicali una parte di quel panorama interiore che magari io colgo. Sei tu che porti gli elementi con cui costruisci il panorama che vedi e sei tu che ti conduci dove ti serve andare. Quando dico tu, io personalmente intendo un'intelligenza che ti abita e che magari vuole entrare in comunicazione con te. Io lo chiamo un io nell'io. Quell'intelligenza, ad esempio, che entra in azione di notte quando fai i sogni, perché appunto magari vuole entrare in contatto con l'altra parte di se stessa. E per questa intelligenza la musica è un modo perfetto di comunicare. Per quale motivo? Perché la musica di sé non dice nulla, ma permette a te di raccontarti tutto a proposito di te. La possibilità poi di riascoltare la registrazione di quel brano ti permette quotidianamente di entrare in contatto con quella voce che magari ha tante cose da dirti e appunto usa la musica per comunicartele.